È l'8 dicembre 2023, siamo a Capodorlando in piazza Matteotti, sta per essere acceso l'albero di Natale gigantesco, 11 metri. Dovrebbe da un momento all'altro, eccolo qua l'albero di Natale, sentite, è proprio bello. Ecco l'albero di Natale a Capodorlando e l'avvio di questo, di queste manifestazioni natalizie qui a Capodorlando. Allora sindaco, che Natale è questo? Mi auguro che sia un Natale sereno, tranquillo, pieno soprattutto di gioia per i bambini, per le famiglie, e che sia per Capodorlando anche, diciamo, un periodo estremamente felice. Io spero che tutti gli abitanti di Nebrodi possano venire anche per vedere questo bellissimo albero che Capodorlando quest'anno ha avuto il piacere di poter mettere nella sua piazza. Siamo arrivati davanti alla chiesa di Porto Salvo a Capodorlando, era la prima chiesa di Capodorlando. Siamo alla 16ª edizione delle mostre dei presepi, della mostra dei presepi, vedete qui dall'8 dicembre al 6 gennaio. Siamo arrivati al primo giorno, qua entriamo dentro perché abbiamo Andrea Cipriano, il direttore artistico di questa mostra. Eccolo qua Andrea, siamo arrivati dentro la chiesa, Franco, di Porto Salvo. Ti aspettavo. Ciao Andrea. Allora, ci fai vedere un pochino, ecco, i presepi. Sì, quest'anno abbiamo veramente tantissimi presepi e la 16ª edizione è stata veramente colma di tante piccole opere, piccole e anche grandi opere fatte da tantissima gente. Per esempio qua possiamo vedere un presepe fatto legno sughero e pietre proprio tagliate con la tenaglia. Ancora qui abbiamo un presepe antico. Ancora abbiamo questo presepe, l'Adorazione dei Maggi, fatto tutto a mano, ricamato. Ecco, questo presepe, ho l'impressione che ci sia di mezzo la scuola qua. Sì, qui questa è la scuola ed è il... L'istituto comprensivo numero uno. Sì, è l'istituto comprensivo numero uno e sono venuti... Quindi sono magari di Lampedusa. Sì, delle insegnanti e un gruppo di ragazzi, di alunni, a costruirlo proprio questo, anche qui un paesaggio palestinese, come vedete, e tutti gli animali, le pecore e le figure sono state realizzate a mano da loro, ecco. Bellissima questa partecipazione delle scuole, che è stata corale, mi pare, no? Sì, sì, sia le scuole primarie, secondarie che superiori. Questa è proprio, diciamo, un'opera molto attuale, visto che quest'anno ricorre l'ottavo centenario del primo presepe vivente che fece San Francesco a greggio, e questo appunto è uno scorcio di greggio, dove c'è la chiesa e tutte... Sembra le una, casette sembra una fotografia. Sì, voi immaginate che qui, faccio segno col dito, che qui, entrando proprio sotto questa piazza, ci sono tutte le camere dei francescani di 800 anni fa, tutte in legno, e dove i francescani dormivano e avevano i loro... Perché ora ricorre, sì, a proposito del presepe francescano, no? Sì. È un anniversario importante quello di San Francesco. Sì, molto importante, perché quest'anno, quindi 2023, diciamo che si omaggia San Francesco per il primo presepe vivente, e il prossimo anno a seguire, 2024, ci sarà l'ottavo centenario della sua grande opera, Il Cantico delle Creature, e poi a seguire, nel 2026, c'è l'anniversario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi questi anni a seguire saranno importanti appunto per il presepe, per San Francesco.